Ed eccoci qua ragazzi, benvenuti in un nuovo video vlog della mia vita reale. Questo sarà un video motivazionale, ci saranno anche delle ricette e niente ragazzi, qua stavo facendo colazione, come vedete ho il mio caffettino, ho il Nesquik, i miei biscotti e inizio a fare la colazione. Ma subito dopo la mia colazione mi metto all'opera a pulire. E infatti ecco qua questo Dexal sgrassatore alla Marsiglia con una spugnetta. Vado a pulire tutto il mio divano. Come vedete qua c'è il delirio, l'ho sfoderato tutto. E qua l'avevo già pulito e stavo solamente aspettando che poi si asciugasse. Con quel Dexal alla Marsiglia e una spugnetta, ragazzi, tutte le macchie vanno via, veramente è fenomenale. Qua invece passiamo a preparare il pranzo. Come vedete, sto cucinando dei broccoletti surgelati con un po' di soffritto. Qua già si erano scongelati e vado ad aggiungere al composto un po' di besciamella. Condimento pronto e adesso passiamo a mettere nell'acqua che bolle questa pasta fresca di semola di grano duro e sono delle orecchiette della Tremolini prese all'Eurospin. Ragazzi, è buonissima questa pasta, ve la stra consiglio. Si cucina in 5 minuti e rimane al dente veramente. Qua adesso stavo quasi per impiattare, infatti come vedete nella pentola ho già messo un po' di condimento, mescolo il tutto e voilà, piatto pronto. Ragazzi, ve lo straconsiglio, è buonissima. Adesso qua vi mostro i piatti da lavare e iniziamo ragazzi a motivarci insieme. Ragazzi, lavare i piatti non è una cosa che mi piace tanto fare, però ahimè bisogna farli. Io non ho ciao, sono full come sempre, raga, non posso mai non fare le mie gaffe. Io non ho la lavastoviglie e infatti lavo sempre tutto a mano. È una cosa che odio fare, ma ahimè bisogna. Infatti, tante volte, soprattutto la sera, io non lavo mai i piatti, li lascio per il giorno seguente, perché se no, praticamente non starei mai un attimo ferma. Quindi la sera, di solito li sciacquo tutti, li posiziono bene nel lavandino e poi li lavo il giorno dopo. Questi qua invece erano quelli del pranzo. E mi sono dedicata subito a pulire tutta la cucina. Come vedete, infatti, qua adesso pulisco anche tutto il gas perché veramente era full. E uso questo Quasar acciaio lucidante, molto molto buono, ragazzi. In giro ci sono sempre succhi di Giusti, Giusti sempre che mi chiama, sempre in mezzo alle mie gambe, ma purtroppo ragazzi è così, la vita da mamma è così. Qua come vedete tiro via anche tutti i pezzi dei fornelli e pulisco anche sotto e Giusti sempre in mezzo alle mie gambe. Benissimo, vi lascio al video e ci aggiorniamo fra un attimo. Yeah.
Allora ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Saluta Justin. Ciao. Ciao. Dove vai con quel coso? Eh? Sì, cade tutti. Monellino, come avete visto, l'ho avuto in mezzo ai piedi tutto il tempo che ho pulito la cucina, come al mio solito. Grazie, sempre in mezzo ai miei piedi, Monellino. Comunque, ho dato già un ordine qua alla cucina. Potete vedere, abbiamo mangiato, stamattina ho fatto colazione, ho pulito il divano con lo sgrassatore e questa è la condizione della mia cucina, ho messo tutti i piatti lavati, dopodiché quando si asciugheranno un pochino li metterò al loro posto e ho utilizzato per l'acciaio questo Quasar acciaio che ragazzi ve lo straconsiglio, l'ho preso all'Atticotà l'altro giorno a 1,99€ credo. E poi per disinfettare le sportelle e il tavolo ho usato questo Nappis al limone e menta che adoro con questo spruzzino qua. È nuovo perché questo qua si può svitare, invece gli altri che ho utilizzato tempo fa non si potevano svitare. E niente, questi sono i prodotti che ho utilizzato per dare una pulita a sta cucina. Qua ho cambiato il tappeto, ho messo questo qua in bambù rosa, come potete vedere. Devo ancora aspirare, raga, non fateci caso. Poi, come vedete, qua c'è un bellissimo quadro che mi ha regalato mio fratello, e che però a mio fratello l'ha regalato mio cugino, ma siccome mio fratello questo tipo di stile non gli piace, ha chiesto a mio cugino se poteva darmelo a me, e mio cugino ha detto certo che glielo puoi dare, o a te, a tua sorella, va benissimo. Perché sapete che io adoro i fenicotteri, come vedete lì ho di tutto e di più, ho un strofinaccio per bellezza, questo guantone spettacolare e poi anche qua la tovaglia da tavola, che vedete i succhi di Justin in giro dappertutto e questo cosino qua sempre con i fenicotteri, porta oggetti. E quindi me l'ha dato a me, lì, qua ho anche il fenicottero da giardino ragazzi, però io l'ho messo qua, me l'ha regalato la mia adorata Nadia, che mando tantissimi baci, è una mia carissima amica e già si fa sempre il monellino. E adesso raga sono indecisa dove attaccare questo quadro, ancora la pellicola, non so se attaccarlo qua o lì dove c'è il tavolo praticamente. Io ero più predisposta ad attaccarlo qua, non lo so, sapete perché? Perché qua mi sembra che essendo che non gli sbatte la luce si veda di più, non lo so raga, aspettate che con una mano faccio guai e già si accende tutto. Ecco, metterlo praticamente lì in alto, però forse elimino questo qua lo elimino e lo metto da un'altra parte, il quadro solamente qua, e qui voglio attaccare un altro quadro molto bello più avanti. Però già si distrugge tutto, vero? Perché tanto qua ragazzi la cucina L chissà quando la farò, quindi nel frattempo voglio mettere un quadretto tanto per mettere qualcosa in quella parete. Cosa fai Monello? Dai vieni che adesso la mamma deve fare i letti. Comunque avete visto anche nel mio scorso video questa bellissima tovaglietta con i fenicotteri che ultimamente faccio la colazione, l'ho presa ai cinesi, molto bella. E niente, adesso andiamo di là. Come vedete ho tutto con turchese e rosa in cucina. Questa bellissima piantina. Qua ci sono tutti questi spezie e quant'altro. E così. Bene, andiamo a fare il letto? Sì. Così mi salti anche lì, mi vieni in mezzo? Sì, sì. Ok, arriviamo. Ed eccoci qua ragazzi, questa è la cameretta di mia figlia, come vedete ho rifatto il letto, ho messo le cosine un po' in ordine e raga vi dicevo nello scorso video che avrei fatto una modifica, gli avrei portato di qua il computer visto che adesso inizierà a fare le sue dad. Qua c'è una mensolina piena di peluche, io ho messo questo scaffale con la stampante e dei cubotti dove lei ha potuto mettere all'interno tutti i suoi quaderni, come vedete. Questi cubotti li avevo presi alla Lidl tempo fa, sono tutti brillantinosi. Qua c'è questo cosino qua di Spider-Man, all'interno ci sono tutti i giochi di mio figlio Jassi.
e questa è la cameretta sistemata. Adesso passiamo in camera mia a rifare il letto e a dare una spolverata alle mensole, ai comodini e un po' in giro. Vi lascio al video. Ed ecco fatto, ragazzi, questo è il risultato della prima mensola. Lo so, ci sono troppe cose, ma pian piano devo declatterare qualcosina. Questo orologio lo devo attaccare in salotto, però intanto l'ho posizionato lì. Questo è il mio comodino con le salviettine lì che non possono mai mancare. E questa è l'altra mensola, come vedete piena di cose. Anche quel quadro che vedete, devo andare a riporre all'interno una scritta e la devo poi attaccare qua in camera. Intanto lì è appoggiato così. Questa è la mia dorata orchidea che adoro, e questo invece è il comodino di mio marito, però sempre con dei miei cofanetti. Infatti, come vedete, quello lì trasparente col Swarovski come manico, all'interno ho tutte le mie cosine. Adesso passiamo a mettere le lenzuola pulite e poi, ragazzi, do una passata di aspirapolvere e una lavata per terra, che però sicuramente non vi mostrerò mentre laverò per terra. E continuate a guardare questo video motivazionale. A dopo! Ed eccoci qua, ragazzi, ho terminato il tutto. Come vi dicevo, non vi facevo vedere come ho lavato il pavimento, perché raga, è molto impegnativo girare questi video motivazionali, però ho cercato di fare il meglio possibile. Spero che questi video vi piacciono. Questo è il risultato, e vi dicevo che quelle mensole lì devo declatterare qualcosina. Intanto vedete le cose appoggiate un pochettino così, ma a breve devo procurarmi sti chiodini, un bel martello e sistemare il tutto. Allora, ragazzi, rieccomi qua in tempo reale con la voce, perché prima stavo sentendo la voce registrata.
sono in bagno perché, ragazzi, come vedete lì, devo mettere a lavare le lenzuola che ho appena tolto. E poi, ragazzi, vi saluto qua in bagno. No, scherzo, vado fuori. Qua c'è la mia amata lampada, stracomoda, ragazzi, ve la straconsiglio. E non accendo neanche i LED io durante la giornata, solamente se dovrei fare delle riprese proprio in faccia, allora i LED sono comodi, se no potete utilizzarla anche senza LED. Allora, raga, niente, questo è stato un video un po' così sperimentato per vedere se vi piacciono, oddio, appoggio il telefono un attimo, vi piacciono queste tipologie di video un po' miste, oddio, sono caduta, meglio che mi metto qua. Insomma, stavo dicendo, questa tipologia di video un po' miste, dove mi sveglio, faccio la mia colazione e poi comincio a fare un po' di faccende di casa. Stamattina ho iniziato a fare la colazione, come avete visto. Oddio, mi siedo, tanto il letto lo sistemo io. Ok, allora, stavo dicendo che ho messo la mano davanti, sono piena di brufoli, come al solito, però dettagli. Che ho iniziato a fare la colazione, poi ho pulito tutto il divano con lo sgrassatore, quello alla Marsiglia, però non vi ho fatto vedere il passaggio di come l'ho pulito, e vi ho solo fatto vedere il risultato, e niente, raga. Poi sono passata a cucinare, come avete visto, le orecchiette con i broccoletti surgelati e la bresciamella, che sono venuti buonissimi, ve li straconsiglio, ragazzi, provateli. E poi niente, ho fatto i miei piatti, ho sistemato un po' in giro, ho fatto la camera di mia figlia, ma lì non ho fatto nessuna ripresa. E poi mi sono dedicata alla mia camera, a spolverarla un po', a cambiare le lenzuola, e finisce per oggi, ragazzi. Ora metto la lavatrice e poi, diciamo, finisce per oggi. E poi fra poco, sono già le 5 del pomeriggio, fra poco poi si inizia la routine serale. Comunque, io volevo terminare qua questo video. Se vi è piaciuto, lasciatemi dei like, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, e fatemi sapere sotto nei commenti se vi piacciono queste tipologie di video. Ok, raga, e non fateci caso alla mia faccia, come sempre. Lo metto qua che magari c'è un po' più di luce. Benissimo, e niente, vi mando tanti baci e, come sempre, ricordatevi che l'impossibile può diventare possibile. Ciao. Oh mio Dio, che faccia. Ciao ciao.